Grande partecipazione anche quest'anno al congresso interregionale della Divina Misericordia, giunto alla sua 10ª edizione, che si è svolto presso l'Auditorium Asi. Tanti i fedeli giunti dalle varie città della Sicilia ed i delegati di vari gruppi e movimenti sparsi in Italia. Papa Francesco ha fatto pervenire il suo messaggio attraverso la Segreteria di Stato. In occasione del 10º Congresso Interregionale della Divina Misericordia dal titolo Educare nella Misericordia per ritessere la società civile, in programma Gela, il Santo Padre Francesco ha auspicato che l'evento susciti in ciascuno dei partecipanti la consapevolezza di una sempre più rinnovata adesione a Cristo ed una sempre più convinta testimonianza evangelica in continuità con lo spirito del Giubileo della Misericordia che ha posto al centro la figura di Gesù, buon pastore, venuto a salvare e a farsi carico delle gioie, delle speranze e delle angosce dell'umanità. La giornata è iniziata con la relazione di David Murgia, giornalista presso Rai e TV 2000, e con la relazione biblica del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana. Nel pomeriggio, dopo l'adorazione eucaristica nell'ora della misericordia, presieduta da Don Pasqualino Di Dio, iniziatore della Fraternità Apostolica della Misericordia, e da Don Fulvio Di Fulvio, esorcista della diocesi di Pescara, si è svolta la relazione del professor Jean-Luc Mon. Moderatore generale di Charie è la testimonianza di Roberto e Maria Anselma, genitori della serva di Dio Chiara Corbella Petrillo. Cuore della giornata è stata la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Gintaras Grusas, presidente della Conferenza Episcopale Lituana e arcivescovo di Vilnius, città dove il culto della misericordia è nato e si è sviluppato soprattutto con la realizzazione e da parte di Suor Faustina della prima immagine della Divina Misericordia. Don Pasqualino Di Dio, a conclusione della celebrazione, ha annunciato che il 25 e il 26 settembre a Gela si terrà il primo raduno dei missionari della Misericordia d'Italia con la presenza di Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.